L'assemblea era stata programmata dalla funzione pubblica della CISL. I temi del confronto con la dirigenza dell'azienda sanitaria sono l'allocazione dei fondi ed il disavanzo che il sindacato stima in 9 milioni di euro. Sindacati e lavoratori si sono ritrovati questa mattina all'ingresso dell'ASL in via Nizza, presidiato dalle forze dell'ordine. Non si sono registrate tensioni e l'assemblea si è svolta regolarmente. Ci siamo trovati le forze dell'ordine, non riusciamo a capire anche il motivo perché delle forze dell'ordine, perché che abbiamo un RSU stamattina convocato dal coordinatore Ferrara e facendo anche richiesta di questa convocazione. I temi quali sono? I temi sono sull'allocazione dei fondi, perché precedentemente è uscito anche un bando laddove il personale ha prodotto anche delle istanze che a tutt'oggi, voglio dire, dovevamo solo definire l'allocazione dei fondi, e tutto questo, cioè, ci viene negato e non riusciamo a capire il motivo perché ci dicono che a breve, qualche giorno, andranno via. Uno quando prende l'impegno, secondo me l'impegno vanno mantenuto, visto che noi nei controlli che abbiamo fatto per quanto riguarda i fondi c'è un disavanzo di 9 milioni di euro. Io non lo so, noi stavamo parlando di questo perché i dipendenti e i lavoratori della provincia di Salerno, secondo me, vengono penalizzati ancora una volta. E poi queste persone, che un direttore generale che viene premiato in quelli di Napoli con un nuovo incarico, lasciando in provincia di Salerno un disavanzo di 9 milioni di euro.